Entriamo all'interno di un evento strutturato nell'Ocean Mall di Cepagatti che ha come argomentazione l'agricoltura per comprendere come poter trattare bene la propria coltivazione e utilizzare i mezzi giusti. All'interno della cantina di Ripatiatino incontro il presidente Robertino La Monaca, un vino che rappresenta questa territorialità, la territorialità del Teatino. La zona del Teatino, le nostre colline sono vocate per la produzione di Montepulciano DOC ed è quello che cerchiamo di far conoscere sempre di più in Italia e all'estero. Quali sono le caratteristiche di successo del vino prodotto dalla cantina di Ripatiatina? Ma le caratteristiche sono le caratteristiche naturali di quello che viene dal terreno, dal vigneto, che noi con il nostro lavoro, con l'impegno di tutti i soci, con l'impegno all'interno della cantina riusciamo a portare in bottiglia e la soddisfazione che abbiamo è che quando i consumatori provano il prodotto comunque tornano ad acquistarlo. Sono i vini forti e gentili della nostra terra. All'interno di questo Agrimall incontro un'azienda molto particolare. Con Nico Civitella scopro Geco Work Climbers. Geco Work Climbing nasce dalla passione per lo spelealpinismo. Quindi noi con tecniche derivate dallo speleoalpinismo, appunto, riusciamo ad arrivare praticamente ovunque, che è il nostro slogan. Su ogni tipo di copertura, su ogni tipo di pianta, su ogni tipo di edificio, riusciamo ad effettuare le manutenzioni eliminando i costi accessori, cestelli, trabattelli, ponteggi e quant'altro ci sono. Voi riuscite a fare che tipo di manutenzione? Tutti i tipi di manutenzione che bisogna fare sulle coperture, quindi dalla semplice manutenzione di una canna fumaria oppure di tegole oppure l'impermeabilizzazione del tetto. Inoltre siamo installatori certificati di linee vite anticaduta, quindi mettiamo in sicurezza anche per gli altri operatori che vorranno andare a fare le manutenzioni sul tetto. Eseguiamo abbattimenti e potature di alberi ad alto fusto dove non è assolutamente possibile arrivarci con altri mezzi. Gianni Ranieri è l'altra parte di questo Geco, questa azienda così particolare. Noi con questa manifestazione cerchiamo proprio di far capire all'agricoltore, a qualsiasi persona, che un lavoro un po' particolare è molto pericoloso, quindi è meglio affidarsi a delle persone, diciamo, più qualificate, che hanno dei requisiti adatti a questo tipo di lavoro. E dove potervi trovare? A Guardia Grele. Perché scegliere Geco Work Climbing? Che siamo i migliori. Entro all'interno dell'azienda Martelli, parliamo di Manzimi dal 1968 con Quintino Martelli. Il nostro cavallo di battaglia sono sempre stati i polli fino ad oggi. Per essere sempre vicini al nostro cliente, per cercare di non abbandonarli, abbiamo pensato di promuovere una linea nostra di Manzimi, chiaramente studiata nell'arco degli anni e che a oggi dà dei risultati che il cliente ci apprezza. Abbiamo trovato un buon partner che ci segue, ci dà dei consigli su un settore nuovo al quale ci stiamo affacciando, che è la vendita dei prodotti per tutti gli tipi di animali. Dove poter trovare l'azienda Martelli? Ripatiatina, Contrada Arenile 82. Convenienza e qualità al vostro servizio. Antonio Marisi, siamo all'interno della SLM di Gissi, in provincia di Chieti, e parliamo di un mezzo molto importante, cioè della messa in sicurezza dei trattori agricoli. Noi mettiamo in sicurezza questi trattori in base alla linea ISPERS, una legge dell'88, e in più abbiamo fatto dei nostri prodotti che abbiamo testato noi nell'Università di Bologna, Agrario, e sono dei prodotti che salvano la vita a tante persone. Il nostro sito è www.slmgc.it.
Piero Marrone, sì, all'interno di questo Agrimall parliamo di strutture modulari e mobili per applicazioni nel settore agricolo, e questa che abbiamo alle nostre spalle ne è una dimostrazione. Sì. Che cosa significa mini tunnel mobile modulare? Quali sono le sue caratteristiche? Questo serve praticamente per una rimessa attrezzi per la macchina. Sono dei piccoli tunnel modulari che sono facilmente smontabili e non ci serve nessun tipo di fondazione, e quindi si possono spostare facilmente. La garanzia è di 6 anni sul telo, anche per la struttura metallica, è resistente alla grandine, a tutti gli agenti atmosferici, al vento. Dove poter andare per poter trovare i minicomer? Basta cliccare Marrone Montaggi sul computer e vi uscirà il nostro sito. Contro Adriacar, col suo titolare che è il signor Vincenzo Carunchio. Che cosa deve avere un mezzo agricolo per essere soddisfacente per chi ne fa utilizzo? Prima cosa, costare il prezzo giusto. Seconda, che vada bene. Quali sono i mezzi più utilizzati solitamente nel settore agricolo? Ma la maggior parte, tutti, trattori, moto agricole, moto zappe, moto coltivatori. Da oltre 60 anni Adriacar riesce a raggiungere il successo nel suo settore. Perché? Perché siamo stati sempre presenti al fianco dei nostri agricoltori. Abbiamo macchine di alta qualità, stiamo sempre a disposizione della nostra clientela. Dove poter trovare Agricar 2? A San Luca di Atessa, provincia di Chieti. Dalla lavorazione agricola dell'azienda agricola della signora Patrizia Garofalo proviene un prodotto cosmetico che si dice doni, sia un elisir di giovinezza eterna, che sono i prodotti cosmetici fatti con il latte d'asina. Sì. Noi abbiamo creato una linea cosmetica, abbiamo 4 referenze, una linea per una crema per il corpo, la crema viso, la crema mani e un bagno doccia. Abbiamo cercato di fare una formulazione molto naturale, contiene il 50% di latte d'asina in formula, il che è tanto, è molto per un prodotto cosmetico. Questo proprio per garantire l'effetto sulla pelle, cioè si deve sentire la morbidezza. L'azienda agricola Patrizia Garofalo è esattamente dove? A Casal Bordino, contrada Valle Cerasa, numero 14. All'interno di Agrimall non può mancare un altro ottimo vino, che è il vino dell'azienda Duca Bortini di Montebello. Io sono insieme al signor Di Carlo, al signor Cilli e al signor Valeriano, che tra l'altro ha avuto un'idea un po' particolare, che è quella di far provare i suoi vini con una iniziativa nuova, che è quella di fare vini a domicilio. Allora, innanzitutto i vini sono della Duca Bortini, che sono dei vini che fatti da un antico casato del 1200, parliamo di un'azienda vicino Barolo, a Novello, e in questa occasione presentiamo questa nuova iniziativa, che è una degustazione a domicilio, dove diamo la possibilità di assaggiare vari prodotti per tanti motivi, perché comunque a casa si è tranquilli, si è rilassati, e comunque c'è la possibilità anche di assaggiare qualcosa di più e non avere il pensiero di poi dover guidare. Signor Di Carlo, i nomi di qualche etichetta, in maniera tale che potremo far memorizzare? Abbiamo il Barolo, famoso Barolo, Brunello Montalcino, poi abbiamo il Cannonau della Sardegna, abbiamo il Verdicchio di Iesi, abbiamo il Tokai, che adesso si chiama Tai, poi abbiamo anche un ottimo champagne, abbiamo un prosecco eccezionale, molto gustoso, e quindi abbiamo un po' di tutto, vini anche della Francia, della Spagna e del Sudafrica. Chi non è potuto partecipare in questa giornata, noi abbiamo una filiale qui a Montesilvano, ci può contattare direttamente telefonicamente allo 085 44 58 804, www.ducabortini.it. Il
nostro territorio produce davvero prodotti eccellenti. Siamo in un frantoio, in un'azienda agricola che è di Giacomo Sandro con la signora Giuseppina. Abbiamo una piccola azienda compresa di frantoio, siamo stati pluripremiati, siamo in una seconda azienda in Italia come olio. Poi trasformo i miei prodotti della terra, li metto tutti in barattolo. Siamo a Pianella, incontrata San Martino 16. Signor Camillo Santaferrara, l'importanza delle macchine agricole, della qualità dei suoi prodotti per un'adeguata coltivazione della propria zona agricola. La mia azienda esiste da 35 anni, poi c'è una certa esperienza, abbiamo un'officina per l'assistenza e consigliamo i clienti in base alle zone dove è richieste queste macchine, li consigliamo per la macchina per lavorare sui terreni. Che cosa richiede il suo cliente quando entra all'interno della sua azienda? Qual è l'esigenza principale? Beh, innanzitutto guardano adesso all'assistenza, che sia una persona all'altezza di vendere queste macchine e dargli una certa assistenza. Dove esattamente l'azienda Santo Ferrara? Allora, in via Piana, vicino al campo sportivo di Bucchiani Cocchieti.